Città e provincia di Catania in ginocchio. Un'altra ragazza è morta travolta dalle acque del nubifragio di queste ultime ore. Costo dei carburanti record, ai massimi dal 2014, effetto valanga su trasporto agroalimentare. I costi della logistica salgono fino al 35%. Allarme di Confitarma sulla carenza di figure specializzate. Mancano ufficiali e personale qualificato. Solo un terzo dei diplomati per l'opzione macchina. Al sud risorse senza precedenti. Il premier Mario Draghi in visita istituzionale a Bari. Puntare sui giovani e annuncia 1,5 miliardi per la riforma dell'ITS. Mattarella avverte, ripresa pandemia, rischio per la ripartenza. Il viceministro Sileri ufficializza la terza dose, da gennaio per tutti, entro dicembre per anziani e sanitari.